Buongiorno a tutti, sono Corghi Stefano, chef patrono del ristorante Il Lupo e l'Uva di Modena. Quest'oggi vi presentiamo il tosone al forno avvolto nella pancetta con un gattò di patate alla mortadella e l'aceto balsamico tradizionale ad impreziosire il piatto. Un piatto che guarda la tradizione in maniera, fra virgolette, innovativa. Allora, per questo piatto abbiamo bisogno di tosone e lo taglieremo a listarelle di circa un centimetro per un centimetro, lunghe circa 5 centimetri, della pancetta per quanto riguarda il tosone. Poi, per invece il gattò, delle patate di Montese, delle uova, del parmigiano reggiano 24 mesi, della mortadella. Ecco, prepariamo intanto il gattò facendo lessare le patate in acqua salata, poi le schiacceremo, le faremo raffreddare, aggiungeremo qualche uovo, il parmigiano, sale, pepe, un pizzico di noce moscata e la mortadella tagliata a listarelle. Amalgamiamo il tutto, mettiamo in dei piccoli contenitori, li mettiamo a cuocere nel forno a bagnomaria a 180 gradi per circa 20 minuti. Avvolgiamo il tosone nella pancetta per una porzione, saranno circa 5 fette, in questo modo, in modo che venga completamente abbracciato. Intanto abbiamo preriscaldato il forno a 200 gradi. Appena terminato lo mettiamo nel forno a appunto 200 gradi per circa 10 minuti. Il tosone deve essere bello filante, qua si nota bene la consistenza, e poi finiamo col nostro aceto balsamico tradizionale di Modena. Finiamo con un tocco appena di verde per il colore. Ecco qua, tosone al forno avvolto nella pancetta con aceto balsamico tradizionale di Modena e gattò di patate alla mortadella. Sicuri di avervi fatto ingolosire, vi aspettiamo a Il Lupo e l'Uva in via Staffette Partigiane 31P. Il nostro staff sarà lieto di accogliervi e di farvi conoscere tutti i nostri piatti, i nostri vini e le nostre proposte.